qui a San Paolo, chiaramente di Foligno, dove siamo per la prima edizione del Motorin, manifestazione incentrata sui motori e quello che ne concerne. Chiaramente andremo poi a vedere e a parlare con i diretti interessati. Come potete vedere sono qui vicino a questa bellissima Ferrari, per cui chiaramente sarà una festa da sballo. Godetevi il servizio ora! Anche il mondo dello spettacolo presente oggi a questa manifestazione con il signor Massimo Abbate, presidente dell'ANIA. Presidente dell'ANIA, direttore artistico del Festival di Napoli dal 2015, che mi onoro appunto di organizzare insieme a 200-300 persone, grande manifestazione, grande ritorno del festival che speriamo possa raggiungere i fasti di una volta. Siamo qui tranquillamente, tu sai che io presento e conduco questa manifestazione, è una domenica bellissima del 24 marzo, Motor Style Event, appunto presenta questo Motorin, che sarebbe l'evento che stiamo appunto attuando quest'oggi, una manifestazione di auto, moto particolari, con modern, tuning, epoca. Poi il tutto è contornato, diciamo, da splendide hostess, ma anche da splendide conduttrici televisive come te, anche da una televisione che ci assiste e che ci promoziona e che ringraziamo sentitamente. E poi c'è un intrattenimento musicale di una live band di un DJ set, c'è anche dislocato, diciamo, un luogo deputato dove c'è una baby park, hotel, Holy Colors Festival di Papino Viama, sono animazioni varie. E soprattutto c'è, sarà il momento clou dove sarà eletta e premiata l'auto e la moto più bella. È un piacere avere ora qua con noi l'organizzatore ufficiale della manifestazione, Giuseppe Cimminelli. E mi sembra che comunque la manifestazione sia andata molto bene, sia stato un gran successo, una grande partecipazione, comunque sia di persone che di autoveicoli e di motoveicoli. Guarda, io stasera per la felicità che ho voglio passare la parola ai miei direttori, perché è stato bellissimo, un'emozione forte. È uno degli appuntamenti che abbiamo quest'anno. Parlo a loro. Voglio ringraziare sia Fabio che Jonathan pubblicamente per il grande lavoro fatto. Ed ora il braccio forte di quello che è l'organizzazione con Jonathan e Fabio, che dal vivo hanno comunque potuto vedere, potuto vivere quello che è l'emozione e l'organizzazione stessa della manifestazione. Che cosa ne pensate al riguardo? Io penso che, anche se è stata la prima esperienza in questo campo, Giuseppe sia rimasto più che soddisfatto da cosa ne è risultato poi alla fine, perché tutti hanno partecipato con gioia, sia chi ha contribuito esponendo i propri mezzi, sia chi ha partecipato con lo street food, ma soprattutto le persone che sono venute in massa e sembrano tutte soddisfatte di quello che hanno visto. Una risposta, come diceva giustamente, impressionante, perché onestamente come prima edizione non ci aspettavamo di una cosa, un evento, un afflusso, una risposta da parte delle persone della zona e di fuori. Poi ho potuto constatare, impensabile, onestamente io non me l'aspettavo una cosa così importante. Grazie. Quindi siete soddisfatti e, diciamo, i prossimi eventi, avete qualcosa in programma, state organizzando qualcos'altro? Beh, adesso, come abbiamo già pubblicizzato oggi, il 18 e 19 c'è in programma il prossimo evento, che sarà sullo stile di questo, ampliando un po' il settore delle esibizioni, che oggi sono state minime rispetto a quello che era l'esposizione. Ci saranno molte più esibizioni sia per quanto riguarda le auto che le moto, da un punto di vista di fuoristrada, stradali, supersportive. Vedremo quello che inventiamo. Qui anche con Dario Signorelli, direttamente dal Motoclub di Foligno, che avrebbe dovuto essere il presidente onorario della manifestazione, ma che cosa è successo? Purtroppo abbiamo avuto un convegno a Terni, convegno interregionale sulla sicurezza su due ruote, quindi sempre concernente all'attuale manifestazione. Me ne dispiaccio molto,
che purtroppo non posso essere stato presente, ma appena mi sono liberato, eccomi qui, su due rode, vicino a voi. E che cosa ne pensa di questa manifestazione, per quello che ha potuto vedere chiaramente? Per quello che ho potuto vedere, sia adesso diviso e tramite Facebook, ho visto che è una manifestazione riuscitissima, bella, che ha accomunato sia le due rode, quattro rode, tutti gli amanti dei motori, nonché mi ha fatto tornare indietro nel tempo quando operavo nell'aria. Sono stato tecnico aeronautico presso la OMA SPA di Foligno, quindi anche gli aerei e gli elicotteri mi hanno riportato indietro nel tempo. Potete vedere, ora siamo all'aria aperta davanti a questo prototipo creato direttamente da Gianluca Metodo della Master Sound. Ma benedettamente dalla Luna, spiegaci qualcosa, cosa vi occupate? No, questo qui è frutto delle idee che ti passano dalla testa, per la testa, perché comunque, essendo appassionato, le idee ne vengono tante in mente. Vedendo Fast and Furious, quelle serie televisive così, ti vengono delle idee. Dopo abbiamo la fortuna di avere l'appoggio di Ivo Pennacchi, che è il nostro team manager, il presidente, che ci dà la possibilità di fare questi esemplari. Ore e ore di lavoro e tanto impegno, dopo con l'esperienza, perché poi si parte dal piccolo per arrivare a questi prototipi. E niente, dopo li metti in atto e tiri fuori questi esemplari. Ci abbiamo manifestazioni importantissime che siamo impegnati tutto l'anno e giriamo l'Italia sotto sopra, perché comunque facciamo gare Trofeo Master Cup, dove misuriamo decibel, qualità sonora, tutto l'ambito che riguarda il car audio, e ogni volta che ci sono queste manifestazioni sempre presenti. E le manifestazioni più prossime che avete in programma quali sono? La prossima importante è Rimini, My Special Car, appunto, e tre giorni, ma noi già ci stiamo lavorando da minimo 6 mesi. Quindi ci sono nuovi ragazzi che fanno ampliamenti sugli impianti. Come ti dicevo, per arrivare a questo livello bisogna partire da una cassa, poi due, poi quattro, poi 48. Quindi complimenti. 1000 watt, 2000 watt, 36.000 watt. Quindi è una crescita costante, dove solo la passione ti dà la possibilità di fare questo. Sono passioni abbastanza costose, però è come la pesca, come tante altre cose, hanno un costo. Però io ho sempre detto che la cosa giusta è che è meglio spendere per una cosa del genere che magari, ipotesi, se ci avessi mia mamma o un figlio che facesse altre cose, voglio dire. Secondo me fare delle cose del genere che ti rimangono nel tempo, ti danno dei risultati. Comunque gareggi a livello nazionale, abbiamo fatto anche tornei europei, tra cui abbiamo anche vinto, quindi penso che è il massimo che uno potrebbe ottenere. Siamo ora in ottima compagnia del presidente Marco Farneti, direttamente dalla Proloco di Scanzano Vescia. Neoeletto presidente Marco, da meno di un mese, già ti vediamo qui all'opera. Sì, sono neoeletto, il nuovo presidente della Proloco di Vescia Scanzano. Noi siamo qui, siamo dentro la manifestazione, perché? Perché il 18-19 maggio a Vescia ci sarà Motostyle. Questa è una presentazione per quanto riguarda il Motostyle fatto a Vescia. A Vescia sarà molto più grande, dove ci saranno molte più cose da vedere, molto più bello. E poi siamo qui per pubblicizzare la nostra festa di giugno, che si chiamerà Vesciala e Vesciala Young, un settore giovani, dal 28 giugno al 7 luglio, che è una bellissima manifestazione, conoscono già tanti. È una bella, questa oggi è stata una bella manifestazione, ho visto tantissima gente, è quello che cerchiamo noi, insieme a Ciminelli, aveva scommesso su questa manifestazione e ci è riuscito. Noi, da parte nostra, per carità, ci siamo sempre, però vi ricordo, a Vescia è il doppio di questa. Cosa vuol dire? Vuol dire ci saranno esibizioni, ci sarà molto più cibo, ci saranno tante cose da vedere, e vi invitiamo con tutto cuore. Qui presente anche Gidio Trippetta, colui che addolcisce poi tutto il paese in quanto è il pasticcere locale. Faremo dei molti dolci tipici della zona,
tipo rocciata, torta della nonna, tozzetti, pasticcini, frutti e buoni e altro, chi più ne ha più ne metta. E allora non si può mancare a questa bellissima manifestazione. Un'ottima compagnia del presidente, del vicepresidente e di altri soci del motoclub più importante dell'Umbria, il motoclub FMI di Campello. E con il presidente Marco Missò. Allora, noi è un nostro motoclub nato in FMI 2 anni fa, però già eravamo un'associazione non associata all'FMI. Il nostro è un gruppo di persone che amano la moto, siamo radicati in un paesino di circa di 2000 abitanti e siamo molto radicati perché ci piace molto portare, fare conoscere il nostro paese. E no, noi maggiormente facciamo mototurismo, andiamo in giro, ecco, per visitare i posti e altro, ecco, questo. Poi abbiamo in programma quest'anno 2 manifestazioni, un motoraduno il 21 luglio. E poi abbiamo il 12-13 ottobre, che è una bella manifestazione, sarà una gara del campionato Racing Quad d'italiano. Non è a scopo di lucro, ci mettiamo tanto impegno per quello che possiamo fare, nei nostri limiti, perché anche il motoclub è giovane, il tempo è poco e tutto quanto. Non è facile organizzare adesso, anche con le leggi normative nuove, non è facile organizzare qualsiasi cosa. Però ci proviamo, sempre cercando di far conoscere il nostro paese. È una nostra fissa, diciamo, un punto. Poi sbagliato, giusto che sia, questo non lo so, però è una nostra idea, ecco. Ci vorrei chiedere al vicepresidente Giancarlo Pioli come funziona un raduno, come viene organizzato un po' il tutto. A parte che è importante dire che il raduno va prima di tutto, bisogna farsi conoscere prima di tutto, poi c'è bisogno dell'aggregazione di tutti noi e anche l'aiuto di tutti i soci e di chi ha voglia, insomma, da stare su un motoclub come il nostro, che il nostro è proprio un motoclub fatto per amici e famiglia, ecco. Quest'anno è il primo che facciamo, speriamo che vada bene, perché bisogna farsi conoscere anche quello. Dopodiché ci avremo anche quest'altra manifestazione nazionale del Racing World, speriamo che vada tutto bene e andiamo avanti, come andiamo avanti, sono 2 anni perlomeno. Quante persone conta ora la vostra associazione? 50-60 adesso, diciamo, non è, perché anche in un paesino piccolo, poi ecco. Poi noi abbiamo anche un folto gruppo di ufficiali di percorso che fanno servizio in pista, sarebbero i classici sbandieratori, quelli in pista, che lì è un sacrificio molto, e siamo orgogliosi anche di quelli, ecco. E ogni anno facciamo un corso di aggiornamento, tutto quanto, e cerchiamo di portare avanti tutte le passioni di ognuno, siamo aperti a tutti. Poi se ognuno vuole seguire una propria passione, noi siamo aperti, non è, per noi uno vale l'altro, ecco, diciamo, non ci abbiamo, diciamo, non siamo superiori a nessuno, c'è il fondamento proprio di stare bene insieme, l'amicizia, le cose pulite, ecco questo. E ora, come vedete, sono qui insieme a questi baldi giovani degli scatastati off-road. Ma di cosa vi occupate? Chiediamo al presidente Alessandro Bagaglia. Ci occupiamo di fuoristrada, è nato questo gruppo circa 1 anno fa per passione, perché siamo tutti amici, come ripeto, appassionati di fuoristrada e ci piace divertirci così. C'è chi va in discoteca e chi no. Giustamente. E ad oggi questo gruppo è numeroso, quanti siete? Siamo all'incirca 30 di iscritti. E speriamo che fino a fine anno qualcun altro in più lo prendiamo. Quest'anno abbiamo già 2 eventi in programma, 15 e 16 giugno nella nostra città di Gualdo Adino terremo un memorial, si tratta di un campo allestito in buche, ostacoli, e speriamo in un bel tempo come sempre e divertirci. Poi il 6 ottobre abbiamo un raduno, proprio il raduno fuori strada, è un po' più impegnativo. E dove il raduno? Sempre nella nostra città, di Gualdo, Gualdo Adino. Più spericolato del gruppo, Ferdinando Baldini, che fa addirittura parte dell'Acrobatic Quad Team. Sì, faccio parte anche dell'Acrobatic Quad Team, è un gruppo di ragazzi, siamo di 4 persone, con moto e quad, che ci divertiamo a fare spettacoli nelle piazze, nei piazzali e nei motor show, diciamo, tra virgolette. Che cosa hai in serbo per questa giornata?
No, per questa giornata è solo livello espositivo, diciamo, perché questa è una presentazione dell'evento che sarà. Poi nel proprio vero evento farò degli spettacoli, ma più che altro li dedico al mio gruppo, agli scalastati off-road, con i nostri fuoristrada a far divertire la gente. Con Fabrizio Salomone, direttamente dall'officina ufficiale della manifestazione, Officina Race di Sant'Eraclio. Noi siamo a Sant'Eraclio e principalmente siamo una classica officina, quindi ci occupiamo di meccanica, elettrauto, gomme e ci piace anche giocare anche un po' con i motori e con le macchine, quindi ci piace anche modificarle e cambiargli personalità e quindi è questo. E come mai avete scelto di essere l'officina ufficiale della manifestazione? Allora, perché innanzitutto è una manifestazione bellissima e di conseguenza mi piaceva farne parte in maniera importante, quindi è una cosa che ci punto perché sono un'azienda, cioè l'azienda comunque è nata quasi 2 anni fa, quindi è molto giovane e mi piace trattare e stare ovviamente a contatto con la gente, quindi su queste manifestazioni così belle e importanti. Visto che ormai siamo nell'era digitale, è possibile trovarvi anche su internet? Come vi si può contattare? Allora, noi abbiamo un sito internet e siamo presenti su Instagram, Facebook, tutti i siti possibili e immaginabili che si trovano su internet, noi ci siamo, quindi siamo molto presenti sul web. Presente con il secondo speaker, Alessandro Frate, lo speaker ufficiale della manifestazione. Buonasera a tutti, buonasera, saluto e ringrazio tutti quanti, faccio parte del Motori in questa splendida giornata, diciamo che il tempo ci ha assistito in maniera particolarmente bene, molto bene, e tantissime persone sono giunte qui e ringrazio tutti quanti, ma soprattutto ringrazio in primis l'organizzatore che è Giuseppe Ciminelli, perché dimostra come Motori In è l'esempio di sacrificio e passione e dove i risultati arrivano sempre e vengono sempre portati a termine, sempre con un lavoro di sacrificio e coraggio, soprattutto perché Giuseppe è un grandissimo organizzatore di eventi e lo ringrazio di cuore. Per quanto riguarda il futuro, il Motor Style è un marchio che deve essere comunque brandizzato ed estremizzato non solo a livello regionale, ma ci siamo posti un obiettivo di farlo arrivare anche a livello comunque nazionale. Il Motor Style farà tappa il 18 e 19 maggio a Foligno, vi aspettiamo. Opteremo, diciamo, per valutare, insomma, e per valorizzare il mondo dei motori a 360 gradi. Vi aspettiamo a Foligno, quindi 18 e 19 maggio. Una manifestazione davvero importante, abbiamo addirittura Motoclub Ducali di Urbino con Lorenzo Ricci e Samuele Radicchi. Come mai la presenza a questa manifestazione e cosa vi pare poi? A noi fa molto piacere essere stati invitati a questa bella manifestazione, soprattutto il nostro intento è promuovere il quinto Motoclub, che sarebbe il reparto pista, dove cerchiamo di portare più ragazzi possibili in pista togliendoli, diciamo, dalla strada, ecco, tutto qua. Un'organizzazione molto bella e sicuramente torneremo anche il prossimo anno. Paolo Quondam, direttamente da Vaporetti di Spoleto. E come mai la presenza a questa manifestazione? Ma siamo molto amici con, diciamo, qua il diretto interessato Giuseppe, e niente, mi ha invitato per conoscere noi, abbiamo questa storica manifestazione che siamo alla 55esima, siamo presenti qua a Foligno per uscire un po', diciamo, dalla nostra zona, per farla conoscere un po' fuori Spoleto.
E niente, una bella competizione, ci abbiamo ogni anno 60 equipaggi che si combattono per la vittoria, e in più quest'anno per la seconda volta facciamo in Piazza Garibaldi il secondo Street Full Festival, che come l'anno scorso ci ha avuto un gran bel successo. 14, 15 e 16 giugno. Donne motori, il tempo assistito, sembra un buon movimento di gente, bella manifestazione, sì, complimenti. Giacomo Pizzi, il presidente del motoclub Amici Umbri. La partecipazione ci ha invitato il signor Giuseppe, grandissimo, e come manifestazione molto molto bella. Bella musica, belle donne. Noi siamo nati per fare volontariato e beneficenza. L'unica cosa che ci piace di più è stare bene insieme, poter uscire, passare belle giornate, e soprattutto facciamo anche beneficenza a bambini. Abbiamo fatto, invaderemo Norcia, invaderemo Visso, adesso faremo, invaderemo L'Aquila. Questo è il nostro obiettivo, stare bene insieme e rendere felici anche gli altri. Siamo ora qui con Erika, la vicemadrina locale, direttamente da Foligno. Io sono stata contattata da Giuseppe Ciminelli, l'organizzatore di questo evento, per partecipare a questa manifestazione nel ruolo di madrina locale, diciamo. E ho subito accettato, perché comunque sia mi piace il mondo dei motori, amo comunque sia la moda, anche se nella vita in realtà faccio l'assicuratrice, come dicevo prima. E quindi ho accettato, la manifestazione sta andando molto bene, il tempo per fortuna ci ha assistito, quindi speriamo insomma che prosegua nel migliore dei modi la giornata, e ci stiamo divertendo, quindi è una bellissima manifestazione e sono onorata di aver partecipato in questa veste, diciamo. Proprio vero che a volte ritornano. Abbiamo infatti qui il piacere di avere Ladia Pozniakova, la madrina dell'evento, che ora abita a Roma, ma il suo passato ha avuto a Perugia. Buonasera a tutti. Sì, è vero, il mio percorso in Italia è cominciato da Perugia. Inizialmente sono venuta per lo studio, ho studiato qua la lingua e cultura italiana dopo che mi sono laureata a Mosca, però come sapete bene che l'Italia è strabella, quindi ho lasciato qui il mio cuore e poi sono rimasta, sono già 8 anni che vivo qui. Sono rimasta qui perché un'agenzia di moda mi ha fatto un contratto di lavoro e da lì, diciamo, è cominciata la mia carriera in televisione come la showgirl, perché sono anche ballerina professionista, quindi lavoro pure nel campo della moda e faccio le sfilate e servizi fotografici, e quindi per ora è questo. Sono stata onorata di fare parte di questa manifestazione, di essere la madrina, perché mi hanno accolto veramente con le braccia aperte e quindi mi sono trovata benissimo e spero tanto di avere possibilità di ritornare alla seconda audizione, visto che questa è stata la prima. Si è fatta ormai sera e noi purtroppo dobbiamo lasciarci. Qui la festa ancora continua, ma per termini di spazio noi chiudiamo qui. Saremo presenti anche alla seconda edizione, che si terrà il 18 di maggio. Spero che sarete presenti anche voi.